Un'espressione nella comunicazione delle aziende che io odio, tra le tante, tra l'altro, è soddisfare la clientela per due motivi fondamentali. Quale azienda dirà che non vuole soddisfare la clientela? Ok, quindi è completamente inutile questa frase. Tra l'altro, a te piace essere chiamata la clientela o il cliente o la cliente? Quindi ci sono due errori in questa comunicazione. A noi non piace essere clienti, piace essere ospiti, piace essere esploratori, piace essere tante cose, ma non clienti. Ci piace essere atleti, no? Per Nike noi siamo atleti e quindi non ci chiama mai clienti, proprio perché sanno benissimo che non ci piace. Quindi soddisfare la clientela è assolutamente un cliché generico che non ci aiuta e che tra l'altro dicono tutti, quindi non dirlo. Come facciamo quindi a dire che soddisfiamo la clientela senza dirlo? Allora, come sempre ci dobbiamo fare una domanda. Cosa vuol dire per noi soddisfare la clientela? Attenzione, soddisfare, io aggiungerei meglio di altri, vuol dire che tu hai delle caratteristiche uniche o rare, non per forza uniche, che puoi comunicare. Questa è anche la forza del copy fatto bene, della scrittura online fatta bene, quella di far vedere le differenze, perché soddisfare la clientela non fa vedere nessuna differenza, lo dicono tutti, anche quelli che hanno meno qualità. Ti faccio un esempio di un bar che ho appena visto, un bar dove c'erano dei cocktail che non ho visto da nessuna parte, tra l'altro alcuni cocktail proprio creati da loro, molto bello. Anche l'ambiente era diverso, quindi era un ambiente diverso con cocktail nuovi, dove io ho portato tante persone, tra l'altro è un bar, non puoi immaginare, molto popolare, proprio perché è diverso dagli altri. Quindi cosa vuol dire per loro soddisfare la clientela? Che clientela è? Beh, sicuramente non è una clientela tradizionale, quella che vuole il gin and tonic, no? Perché hanno cocktail particolari in un ambiente particolare. Quindi non sarà quella la clientela. Vedi, questo ti permette, quando fai questa analisi, ti permette di sapere, di analizzare meglio anche la tua buyer persona, cioè la persona che compra da te. E poi cosa vuol dire soddisfare, di più rispetto agli altri? Quindi questo bar potrebbe dire, ad esempio, cocktail che non trovi da nessun'altra parte e un ambiente diverso, una sorpresa ogni volta per un aperitivo curioso e sempre da scoprire. Ecco, in questo modo abbiamo descritto molto bene la differenza rispetto agli altri e soprattutto facciamo vedere alle persone che potrebbero essere attratte da questa offerta: guarda che noi siamo il posto ideale per te, non dove puoi prendere un gin and tonic, dove sono mille altri bar, ma da noi, dove puoi veramente avere una sorpresa, avere qualcosa di più. Ecco, questo è un modo per toglierci questo cliché molto fastidioso e appunto inutile e scrivere qualcosa di molto più bello e differenziante, che quindi fa vedere appunto la differenza rispetto ai competitor.